vi presento il primo aeroplanino interamente costruito da me. Aeroplanino! George adora gli aeroplani. E sai anche farlo volare, nonnino. Ma è ovvio! Osservate! L'atterraggio è la parte più difficile. Il tuo è l'aeroplanino più bello che abbia mai visto, nonno Pig. Ma potrebbe funzionare meglio se fosse un po' più grande. Perciò ne ho costruito un altro. Modellino 2. Bello! Ora scendiamo piano. Così, come ho già detto, l'atterraggio è la parte più difficile. E bravo, nonno! È bello che tu esprima così la tua creatività. E ora che hai costruito questo grande aeroplano giocattolo, non serve che tu ne costruisca altri, esatto? Esatto, nonna Pig. La sai una cosa? Io gradirei un bel bicchiere di succo d'arancia. È un'ottima idea, nonno Pig. C'è qualcun altro che ha sete? Io ne ho molta. Vado in casa a prendere del succo d'arancia per tutti. Ci vediamo tra poco. Peppa, prenditi cura della bambola. Sta tranquilla, nonnina. Ciao, ciao, nonna. Bene, adesso posso mostrarvi il progetto a cui sto lavorando. Questo è modellino 3. Bello! Eh sì, l'ho perfezionato ed è anche più grande. Guardate, c'è perfino il seggiolino dove può sedersi il pilota. A me è venuta un'idea, ci mettiamo George. È meglio di no, credo che potrebbe essere un po' troppo pericoloso. Oh. Ma forse alla bambola piacerebbe fare il pilota. Però la nonna ha detto che bisogna trattarla con cura. La bambola starà benissimo alla guida. D'accordo, nonnino. George ha trovato una palla. Fa più attenzione, George! Hai colpito la mia serra! È tutta fatta di vetro! È delicata, si rompe facilmente. Oh. È meglio allontanare la palla dai posti a rischio. Oh! Chi ha lanciato un pallone contro la mia serra? La gente che vive nelle case di vetro non dovrebbe mai e poi mai lanciare palloni. L'hai lanciato tu per primo. Hai quasi mandato in frantumi la mia serra. E quella la chiami una serra? È solamente un ammasso di vecchie finestre arrugginite. È perfetta per far crescere i miei pomodori. Mi stupisce che tu riesca a coltivare qualcosa in quella discarica. Da me cresce più roba che in quella tua lussuosa scatola di vetro. Nonno Cane e Nonno Pig sono amici per la pelle. Perché hai costruito la serra in vetro se il vetro si rompe facilmente? Perché dentro coltivo le piante. Adesso vi faccio vedere. A queste piante piace la luce del sole e i vetri la lasciano filtrare. Oh, questa pianta ha un profumo buonissimo. Oh, quello è soltanto basilico. Nonna Pig ha messo un po' di semi nel vaso e così la pianta è cresciuta. Oh! Ve ne mostro un'altra che richiede una grande abilità per essere coltivata. Una pianta di pomodori. Ma mi sembrano piccolissimi, nonno. Tieni, Peppa, assaggiane uno e dimmi che sapore ha. Provalo. Vediamo, ha il sapore di niente. A dire il vero, non sono ancora del tutto maturi. Buongiorno, nipotini miei. Ciao, nonna Pig. Per favore, potrei avere qualche pomodoro? No, temo che i pomodori non siano ancora maturi. Forse aspettando qualche settimana. Ma volevo fare un'insalata di pomodori per pranzo. Anche nonno Cane coltiva i pomodori, nonnina. Già. Può darsi che nonno Cane ce ne possa dare qualcuno. Non avrai mica intenzione di chiedere a nonno Cane quei suoi vecchi pomodori avvizziti. Oh, puffarbacco. La barca di nonno Pig è arenata sulla sabbia. Ma non c'è acqua da nessuna parte, nonno. È vero, evidentemente c'è bassa marea. Allora non si può andare in barca. Non ti preoccupare, l'acqua tornerà da un momento all'altro e così la nostra barca potrà galleggiare. Ecco, l'acqua sta tornando! Proprio come avevo detto! L'acqua sta liberando la barca del nonno dalla sabbia. Stiamo ballonzolando su e giù! Siamo pronti per veleggiare! Ai tuoi ordini, capitan nonno! Ai posti di manovra! Io adoro!
adoro andare in barca a vela. Ehi là, vento in poppa, nonno Pig. Va tutto bene a bordo? Serve aiuto o qualche consiglio, vecchio mio? Ce la stiamo cavando perfettamente, grazie. Arrivederci. Guarda, nonno, loro vanno più veloci di noi. Non si deve avere fretta quando si va in barca a vela. Stiamo ballonzolando su e giù. La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sali sale. Poi riscende giù, la barca va su e giù. E là, vento in poppa, nonno Pig. È meglio rientrare prima che arrivi la bassa marea. Se fa tardi, rischia di rimanere arenato sulla sabbia. Grazie del consiglio. Ci vediamo, a dopo. Non ho intenzione di dargli ascolto. Per quanto riguarda le maree, io ne so decisamente più di loro. La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sale, sale. Oh, abbiamo smesso di ballonzolare. Evidentemente è arrivata la bassa marea. Vuol dire che siamo arenati sulla sabbia, nonno? Già, ma solo finché non torna l'alta marea, quando l'acqua ci farà galleggiare di nuovo. E quando torna l'alta marea? Domani mattina. Oh! Trascorreremo la notte in barca, che cosa ne dite? Facciamo un pigiama party, evviva! Favore, possiamo avere la purpurina? Per favore! Va bene, ma una condizione. Promettete solennemente di fare molta, molta attenzione a non rovesciarla? Sì, promesso! D'accordo, vado ad aprire l'armadietto della purpurina. Madame Gazzella tiene la purpurina ben chiusa a chiave. Ricordate bene, avete promesso di usare la purpurina con molta, molta attenzione. È ora di tornare a casa e i genitori sono venuti a prendere i figli. Oh, purpurina! Niente panico! Prego, restate calmi. C'è stata una fuoriuscita di purpurina, ma la situazione è sotto controllo. Oggi hanno tutti lavorato alla creazione di maschere. Io ero venuto qui per portare a casa Peppa e George, ma non riesco a vederli da nessuna parte. Io sono una bella farfallina. Svolazzo, svolazzo, svolazzo. Chiedo scusa, signorina farfallina. Io sto cercando due maialini. Sa dove posso trovarli per caso? Papino, ti ho preso in giro. Visto, sono io. Peppa, ma che sorpresa! Dove sarà finito George? George, ma sei tu! E io che ero convinto che fosse un dinosauro! Madame Gazzella, non riesco a trovare Rebecca e Richard. Mi dispiace se invece porto a casa queste due carote? Ma come? Mamma, sciocchina, siamo noi! Oh! Rebecca, Richard! Andiamo, Pedro, si torna a casa. Io non mi chiamo Pedro, io sono Super Pony, mammina. Oh, Super Pony vuole venire a casa o preferisce restare qui a scuola a dormire? Ti prego, portami a casa con te, mamma. Non sapete quanto ci siamo divertiti a fare queste splendide maschere? E lei chi sarebbe? Ma sono io, Madame Gazzella. Madame Gazzella adora le maschere. Tutti adorano le maschere. La nostra casa non è ancora finita. Ti presento il mio papà che la sta costruendo. Ecco il signor Talpa. È molto bravo a scavare. Ti piace la tua nuova camera da letto, Molly? È molto carina e comoda. Lei è la mia nuova amica, Peppa. Buongiorno, signor Talpa. Piacere di conoscerti, Peppa. Papà Pig è venuto a prendere Peppa. Sono qui! C'è nessuno? Oh, salve, papà Pig. Come posso aiutarla? Lei sa dove abita la famiglia di Molly Talpa? Sì, si sono trasferiti proprio sotto di noi. Come sarebbe sotto di voi? Sì, è davvero elettrizzante. Ciao, papino! Benvenuto, signor Pig. Prego, si accomodi. Oh. Scusi tanto il disordine, ma sa, stiamo facendo un ampliamento. Oh,
Lo sa, io sono un grande esperto di ampliamenti. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli. È gentile da parte sua. Già, ma... perché servono professionisti per costruire una casa. Degli idraulici, elettricisti, architetti. A dire la verità, il signor Talpa e io stiamo facendo tutto da soli. Oh! Buongiorno, signor Pig. Buongiorno, signor Talpa. Posticino interessante avete messo su. La ringrazio. C'è ancora qualche scavo da fare, ma... Il soffitto come si sostiene? C'è un architrave di acciaio oppure di cemento? Prego? Che cos'è un architrave? Beh, ecco... Il lato positivo di scavare una casa è che si può fare ciò che si vuole, dove si vuole. Si può fare una porta qui. Oppure una porta qui. Se ne può perfino fare una quassù. Lieto di vederla, signor Coniglio. Oh, buongiorno. Salve, signor Talpa. Spero che non vi dispiaccia se ho costruito un passaggio nel vostro pavimento. Un passaggio nel pavimento? Mi sembra un'ottima idea. Gradisce una tazza di tè? Con chi stai parlando, papà Talpa? Stavo parlando con il signor Coniglio, cara. Salve, signora Talpa. Oh, ma che piacere, signor Coniglio. Questa è l'area giochi, dove ci sono soltanto oggetti morbidi. Così i piccoli possono saltare, dondolarsi, intrufolarsi, scivolare e giocare. È fantastico! I piccoli si stanno divertendo così tanto. Già, speriamo di riuscire a portarli via dopo. I piccoli hanno giocato tutto il giorno. Forza, è ora di tornare a casa. È stata una bellissima festa, non è vero? Sì! E vi siete divertiti? Sì! E ora siete pronti per tornare a casa? No! Oh, povere noi! Non riusciremo mai a farli uscire. C'è soltanto un modo per farlo. Devo entrare anch'io? Auguri! Ah, sono incastrata! Aiuto! Non si preoccupi, sto arrivando! Ci sono quasi! No, sono bloccata anch'io! Aiuto! Salve! Il signor elefante è venuto a prendere Edmond. Signor elefante! Aiuto, siamo incastrate! Non preoccupatevi, signore, vi tiro fuori io! Non lo faccia, si incastrerà anche lei! È una trappola! Ah, no, sono incastrato! Papà Pig, Peppa e Susie sono venuti a prendere George. Oh, ma quanto siete carini, tesorucci! Ma dove sono i vostri genitori? Aiuto! Siamo incastrati! Questo di solito è quello che succede a me. Anzi, è esattamente quello che succederà anche a me. Dovrò entrare lì dentro e resterò incastrato. Possiamo entrare io e Susie? Noi siamo più piccole. Gentile da parte vostra, ma questo è compito mio. Come adulto, spetta a me sacrificarmi. Ma papino... Sta tranquilla, Peppa. Se dovessi restare incastrato, avvertirò i soccorsi. Sì, sono incastrato. Il sole splende alto nel cielo. Oggi è giorno di mercato. Belle mele, comprate qui le mele. Formaggi, sentite che profumo. Pesce, bel pesce fresco. Ogni banco del mercato vende una cosa. Mele, formaggio, pesce. Il banco del signor Volpe vende di tutto. Violini, crema pasticcera, motori a razzo. Peppa e la sua famiglia sono venuti al mercato per fare compere. Mele fresche! Ci può vendere delle mele, per favore? Che qualità preferisci? Grandi o piccole? Rosse o verdi? Vorremmo solo delle mele con un buon sapore. Tieni, assaggiane una. È deliziosa! Un sacchetto di mele deliziose, prego. Grazie mille! Formaggi! Formaggi! George adora il formaggio. Ecco, ho qui un formaggio dal profumo speciale. Forse è meglio che sia Papà Pig ad annusarlo. Oh! L'odore del formaggio ha fatto cadere a terra Papà Pig. Capperi, questo è quello che definirei formaggio extra forte. È buono, non trova? Gnom gnom! George adora i formaggi profumati. Me ne dà un pezzo, per favore? Sì, certamente.
Grazie mille. Pesce! Bel pesce fresco! Vorremmo comprare del pesce, per favore. Naturalmente, abbiamo trote, rombi, sgombri e calamari. Che cosa preferite? Sembrano tutti buoni. Che cosa le dice se ve ne do uno di ogni tipo? Così potrò fare una deliziosa zuppa di pesce. Zuppa di pesce! Miam, miam! Ecco a voi! Grazie per il consiglio. Pesce, belle mele, formaggio! Questo è il banco del signor Volpe. Banane gialle, ottimi trapani, borsette! Io vendo qualsiasi cosa. Che desidera? Niente, grazie. Abbiamo comprato tutto ciò che ci serviva. Delle mele, formaggio e pesci. Date sempre dove mettete i piedi, altrimenti... Il dottor Orso Bruno rotola giù per la collina. Si è infilato dentro dei cespugli spinosi. Ha sbattuto contro un albero. E gli sono cadute delle mele in testa. Che disgrazia, chiamiamo un'ambulanza. L'ambulanza è qui, Madame Gazzella. Oh, è vero, tutti sull'ambulanza, salite. Evviva! Stia tranquillo, dottor Orso Bruno, ci siamo qui noi in soccorso. Grazie, ma non credo di aver bisogno di aiuto. Sono io il dottore, non deve dimenticarlo. Certo, ma noi dobbiamo eseguire i controlli. Io non penso proprio che sia... Non una parola di più. Allora, cosa dobbiamo fare innanzitutto? Controllare se è cosciente. Molto bene, Peppa. È cosciente, dottor Orso Bruno? Sì. Bene. Sì, è cosciente. È molto gentile da parte vostra, ma io... Chi sa dirmi cosa facciamo ora? Dobbiamo chiedergli il suo nome. Sì, ma in questo caso non trovo Come si chiama, signore? Dottor Orso Bruno. Adesso gli chiediamo che cosa è successo. Avete visto cosa è successo? Sono inciampato sulla palla e rotolato giù per la collina. Beh, è stata una cosa un po' sciocca, lei non trova? In che parte del corpo sente dolore? Sento dolore in ogni parte del corpo. Sì, ma dov'è che le fa più male? Beh, il braccio e questa gamba. E poi mi fa tanto male la testa. Allora facciamo delle belle fasciature. Dal momento che è stato un dottore tanto coraggioso, lei merita un distintivo. Adesso dite grazie al gentilissimo dottor Orso Bruno per averci fornito una così interessante dimostrazione di come funziona un'ambulanza. Grazie, dottor Orso Bruno. È stato un grande piacere. Il dottor Orso Bruno adora le ambulanze. Tutti adorano le ambulanze. Non ti preoccupare, io sono Super Pedro. Cielo, che cosa è successo? Tiddles è caduta proprio sul naso di Pedro. Mi fa male il naso. Povero Pedro. Ora telefono subito al dottore. Qui parla il dottor Orso Bruno. Un colpo al naso, ha detto, sarò lì fra un attimo. Allora, dove si trova il paziente? Sono qui. Mi fa un po' male il naso. Ho capito. Fai C'è bisogno di mettere un cerotto. Ecco, così andrà molto meglio. Evviva! I miei occhiali non funzionano più. Gli occhiali di Pedro sono coperti di fango. Dottor Orso Bruno, potrebbe aggiustare gli occhiali di Pedro? No, non posso. Per questo deve rivolgersi a un oculista. L'oculista è un dottore che si occupa di occhi e occhiali. Perfetto, il mio papà è un oculista. Pronto? Qui parla il dottor Pony. Un paio di occhiali che non funzionano, ha detto? Allora arrivo subito. Ciao, figliolo. Dimmi, qual è il problema? I miei occhiali non funzionano più. Riesci a leggere queste lettere? No, ti ho detto che i miei occhiali non funzionano. Ma no, hanno soltanto bisogno di una bella pulita. Ecco, così va meglio? Sì, grazie mille, papino. Il dottor Pony ha sistemato gli occhiali di Pedro. Evviva! Vi ringrazio tanto. Ora è tornato tutto alla normalità. Ma anche Tiddles ha bisogno di soccorso.
La cosa più evidente è che agita le zampe in aria. Si direbbe che sia capovolta, non trova? Dottore, potete aiutare voi questa tartaruga in difficoltà? No, sfortunatamente noi non curiamo gli animali. Le serve un veterinario. Il veterinario è il dottore degli animali. I dottori ora raccomandano di mangiarne 7 porzioni al giorno. 7 volte al dì tu la devi mangiare. Va bene così? Certo. Adesso fate un grande applauso a Super Patato per ringraziarlo di essere venuto qui oggi. Troppo buoni, troppo buoni. E ricordate, ragazzi, mangiate frutta e verdura. Super Patato è volato via dalla nostra scuola. No, peccato, me lo sono perso? Sì! Lui è stato fantastico. Beh, è stato molto bello incontrarvi, ma adesso è meglio che vada anch'io. Arrivederci. Andiamo, piccolini, tutti fuori a salutare il signor Patato. Oh no, la macchina del signor Patato non parte. Non riesco più a uscire. Il signor Patato è bloccato. Aiuto, voglio uscire. Che cosa possiamo fare? Aiutatemi. Dobbiamo chiamare Super Patato. Fatemi uscire. Super Patato, Super Credo Patato. Che sia troppo occupato Super per Patato. Venire a salvarmi. No, silenzio, ascoltate. Non penso che funzionerà questa volta. Ma Madame Gazzella, anche lei lo deve chiamare insieme a noi. E va bene, vieni ad aiutarci. Super Patato. Ecco, non funziona, forse dovremmo... Cosa c'è lassù nel cielo? È un uccellino? È un aeroplano? No, quella lassù è una patata! Per il potere delle verdure sono qui per voi! Evviva! Super Patato è arrivato in soccorso! Grazie alla mia super vista vegetale mi sono accorto che il mio caro amico Patato è in difficoltà! Sì! Tiralo fuori dalla sua macchina! Utilizzerò tutta la forza della frutta per sollevare questo tettuccio! Ta-da! Super Patato ha salvato il signor Patato! Evviva! E ricordate, ragazzi, quando c'è un problema... Mangiate sempre frutta e verdura! Frutta e verdura non è da scordare. 5 volte al dì tu la devi mangiare. Chiaro? No, 7! 7 volte al dì tu la devi mangiare. Perfetto! Buongiorno, nonno Pig! Buongiorno! Buongiorno, vecchio mio! Ma nonnino, quel signore ti ha appena detto che sei vecchio! È vero, Peppa, ma è un modo per dire amico di lunga data! E loro sono tuoi amici, nonnino? Non proprio, siamo soltanto soci dello stesso circolo medico. Dunque, dove avrò lasciato la mia bella barca? Come si fa a riconoscere la tua barca, nonnino? Ha una bandierina rossa sulla cima dell'albero. Come quella bandierina laggiù? Esattamente. Oh no, la barca a vela di nonno Pig è affondata. Ho l'impressione che oggi non potremo andare in barca, nipotini miei. Oh. Arriva nonno Coniglio sul suo hovercraft. Che cosa sarebbe quella mostruosità? Gli è permesso accedere al circolo medico? Buongiorno! Che giornata meravigliosa per navigare! Buongiorno, nonno Coniglio! Peppa, hai l'aria triste! Che cosa ti è successo? Non possiamo navigare oggi perché la nostra barca è affondata! Che disdetta! Perché non salite tutti a fare un giro sul mio hovercraft? Evviva! Veramente non credo che sia il caso! Tenetevi stretti i cappelli! L'hovercraft di nonno Coniglio può andare sulla terraferma e sull'acqua. L'ho costruito tutto da solo! Non l'avreste mai immaginato, vero? Quel pezzo non serviva. Non può navigare con questo aggeggio qui intorno. Lei non è un socio del circolo medico. È vero, ma lei lo è, se non sbaglio. Certo, ma... Allora è tutto a posto. Oh, non c'è niente di meglio di una tranquilla veleggiata. Già, lo sciabordio delle onde, il meraviglioso silenzio della... Cos'è questo orribile rumore? Salve a tutti! Splendida giornata per un giretto! Ecco di nuovo quella mostruosità! Ma non è nonno Pig, quello! Salve, come va? A tutta birra! Oh! Qualcuno sta nascondendo un uovo! Deve essere il coniglio Pasquale! Mi
piacerebbe poter vedere il vero coniglio pasquale. Forse lo possiamo vedere se guardiamo dalla finestra. Sì! Ma io non riesco a vedere un bel niente. Non riusciremo mai a vedere il coniglio pasquale. Ricordate, non dovete sbirciare. Scusa, mammina. Ciao a tutti. Oh, ciao, papà coniglio. Come stanno le tue carote? Quali carote? Le carote che sei andato a controllare. Oh, stanno benissimo. Papà, sei riuscito a vedere il coniglio pasquale? No, ma sono più che sicuro che il coniglio pasquale è già arrivato ormai. Pensi che possano cominciare la caccia alle uova in giardino? Oh, certo, direi proprio di sì. Allora, pronti a trovare le uova che il coniglio pasquale ha nascosto? Sì! Allora, pronti? Quando avrete trovato tutte le uova, le divideremo equamente. Ci dovrebbe essere un uovo per ognuno di voi. Non vi scoraggiate se ci vorrà tanto tempo per trovarle. Danny Cane ha trovato un uovo sotto un vaso. Susie Pecora ne ha trovato uno in un cespuglio. Peppa ha trovato un uovo su un albero. Giorgio ne ha trovato uno in un secchio. Ci picchia, che velocità! E avete trovato un uovo ciascuno, bravi! Guardate, che cosa c'è laggiù? È il coniglio pasquale! Shh, avviciniamoci senza fare rumore. Va bene! Così finalmente vedremo come è fatto il coniglio pasquale. Questo non è il coniglio pasquale, è Rebecca Coniglio. Credevamo che fosse il coniglio pasquale. No, sono Rebecca e ho trovato un uovo. Tutti abbiamo trovato un uovo. Sono un coniglietto e mi piace giocare. Salti, frizzi e lazzi io adoro far. Ma che cosa ha trovato? Bene, così il tuo castello è quasi fatto. Evviva! Non è per niente quasi fatto. Dobbiamo incollarci delle cose sopra, dipingerlo, aggiungere la porporina. Porporina? Pronto? Pronto? Posso parlare con Peppa, per favore? Per te, Peppa, Susie Pecora. Ciao, Susie, tutto bene? Come sta andando il tuo progetto scolastico? Sta andando benissimo. Ci vogliono più torri, mamma, e devono essere molto più alte. Il tuo castello a che punto è, invece? È un lavoro molto difficile, ma per fortuna la mia mamma e il mio papà mi stanno aiutando un pochino. Che cosa ne pensi di queste torri, Peppa? Molto bene, ma così sembra ancora troppo uno scatolone, papà. Che cosa ne diresti se lo dipingessi? Scusa, ma ora devo andare avanti con il lavoro, Susie. Ci vediamo domani. Ciao, ciao, Peppa. Ora che cosa ne pensi? Bello! Adesso sembra proprio un castello vero, papà. Oh, oh, ce l'abbiamo fatta! C'è soltanto bisogno di un'ultima cosa. Porporina! Oh, la porporina farà sembrare il castello un po' meno vero. E comunque, abbiamo finito tutta la porporina. Peppa e i suoi amici hanno portato a scuola i castelli. Un palazzo delle principesse! Deve essere stato complicato per te costruirlo, Susie. No, è stato facilissimo! Il mio castello è stato costruito con uno scatolone di cartone. Il tuo è un castello veramente meraviglioso, Peppa. Grazie, Madame Gazzella. Pedro, e tu non hai costruito un castello? Sì, l'ho fatto, però è venuto troppo grande per portarlo a scuola. L'abbiamo costruito con dei blocchi di pietra. Non è favoloso quello che i piccolini riescono a creare utilizzando soltanto la loro immaginazione? E il mio castello è talmente grande che ci posso perfino vivere dentro. Peppa adora i progetti scolastici. Tutti adorano i progetti scolastici. Agente, i piccoli arrivano, passo! Sì, li vedo benissimo, passo! Avete frenato tutti alla perfezione! Sei pronto per l'arrivo di Madame Gazzella? Passo! Falla pure scendere, passo! Non credo che questo sia necessario, io sono l'insegnante e non dovrei... Vada, coraggio! Occhi e orecchie ben aperti! Occhi e orecchie ben aperti, sì! Evviva! Com'è divertente! Suoni il campanello! Oh, sì, certo, il campanello! Freni! Oh, è vero, i freni! Ben fatto! Ecco come si fa a guidare una bicicletta in tutta sicurezza! Piccolini, ringraziamo la polizia!
sia per aver sottratto del tempo al loro prezioso lavoro per venire a parlare con noi. Grazie, polizia! È stato un vero piacere. Anche io, quando sarò grande, voglio diventare un poliziotto. E che cosa ti piace di più del mestiere di poliziotto? Mi piace usare il fischietto. Molto bravo, ma un agente di polizia fa tante altre cose, oltre che suonare il fischietto. Oh, certo! Noi siamo sempre molto impegnati. Noi facciamo un mucchio di cose importantissime, come... La polizia risolve i misteri, non solo, guida anche le macchine con le luci lampeggianti. Nino, Nino, Nino! Hai fatto centro, Freddy! Dunque, adesso dobbiamo proprio andare. E ricordate le mie parole, tenere sempre orecchi e occhi ben aperti. Oh! Chi è stato a mettere qui quest'albero? Già, non è certo il posto adatto per piantare un albero. Prendo subito nota. Un albero pericoloso sulla pubblica strada. Che vi dicevo, il lavoro di un agente di polizia non finisce mai. Arrivederci a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Peppa adora la polizia. Tutti adorano la polizia.